Una volta impostata correttamente la competizione, il passo successivo è quello di procedere all'inserimento degli arcieri che parteciperanno alla gara. Iniziamo ovviamente aprendo il nostro solito trofeo Topolinia e andiamo a visualizzare l'elenco partecipanti che allo stato è assolutamente vuoto. Con un semplice flag sulla scritta Tutti i bersagli compariranno tutte le piazzole che avevamo già provveduto ad impostare. Se ricordate, 36 piazzole per il primo turno e 36 per il secondo turno, tutte da 4 partecipanti. Questa vista permette di gestire le iscrizioni anche nel tempo, man mano che arrivano, e quindi un passo avanti decisamente importante. Esistono sostanzialmente quattro metodi di inserimento degli atleti all'interno del sistema IANSEO. Cominciamo dal più semplice, che è quello in visualizzazione partecipanti elenco base. Come abbiamo visto, ordiniamo di nuovo per piazzola e semplicemente cliccando due volte sulla linea dell'arciere che vogliamo inserire, viene aperta questa finestra che andiamo ad ingrandire, dove possiamo inserire i nostri dati del nostro atleta. La prima cella è quella che gestisce la partecipazione alla gara quando i dati sul sito non sono completi, quindi la visita medica presentata all'accreditamento. In caso di atleta ritirato oppure non accreditato, non può gareggiare in quanto non ha presentato tutta la documentazione. In questo pannello possiamo procedere all'inserimento manuale dell'arciere oppure attraverso il sistema di ricerca. Inseriamo qualche lettera del cognome dell'atleta. Col pulsante cerca viene visualizzato tutta la corrispondenza del database che rispecchia questo carattere, ovvero un atleta che abbia nel nome o nel carattere PISA. A questo punto è semplicemente necessario cliccare sul numero di tessera dell'atleta e i suoi dati andranno a riempire la nostra cella. Vediamo il turno 1 arco olimpico, era quello selezionato assieme al paglione che avevamo già inserito, la tabella di ricerca che indica se deve essere effettuata una ricerca nel database italiano o altri database, il numero di tessera, Fitarco, cognome, nome, data di nascita in questo formato, uomo o donna, società, società per esteso, la partecipazione a squadre multiple, l'eventuale seconda società vale per Fiamme Azzurre, per corpi militari, quando si partecipa individualmente per una squadra e di squadra per un'altra. La divisione è possibile cambiarla, ovviamente la si annulla e se ne va a scegliere un'altra perché il nostro Pisa Alessandro potrebbe decidere che oggi vuole tirare con l'arco olimpico. La classe, ovviamente, è ammesso a partecipare nelle classi in cui può farlo. La classe non può essere variata, ma la classe di gara, il ragazzo è ammesso a tirare la classe allieve juniores come da tabella che avevamo trovato già precaricata nello scorso tutorial, la categoria di merito se intendete utilizzarla, il bersaglio se predefinito oppure se intende c'è la possibilità di utilizzarne un'altra. Nel 70 metri round no, nell'indoor troverete la possibilità di tirare sui bersagli cosiddetti Las Vegas. Questi elementi sono relativi alla partecipazione alla classifica individuale a squadre nella classifica standard, oppure la sua abilitazione a partecipare alle finali individuali, alle finali a squadre e alle finali a squadre miste. Si consideri il caso dei vari campionati regionali e campionati nazionali in cui un atleta, magari fuori regione, non può partecipare alle finali per l'assegnazione del titolo di campione regionale o a particolari situazioni dei campionati italiani. Queste ultime due flag sono relativi alla posizione dell'atleta su sedia a rotelle o al tiro con balestra che occupano nel sorteggio delle piazzole rispettivamente due posti in verticale, ossia A e C, oppure due posti in orizzontale, quale la balestra che richiede più spazio, A e B. Ciò detto, è sufficiente premere il pulsante Salva e Pisa Alessandro, dell'arciere dell'Ortica, troverà inserito al paglione 1-1A. Molto semplicemente, dovessi spostarlo di paglione, posso semplicemente variare 2B e spostarlo tranquillamente, sempre salvando al bersaglio 2B. Come vedete, lo stato è verde perché Pisa Alessandro è in regola alla partecipazione a gare. Avessimo inserito un altro tipo presente che al momento non ha visita medica perché non sta facendo gare, andiamo a cercare. Mamma mia, quanti scarzella Ardingo.
Vedete che non può gareggiare, documentazione sul sito incompleta, in realtà non ha la visita medica, viene segnalato in questo modo. Se non viene risolto questo segnale di status, non sarà possibile inserire punteggi per Arlingo Scarsella. Un ulteriore sistema di inserimento degli atleti al momento è quello dell'elenco partecipanti avanzato, che non ha però la visualizzazione a piazzola. Il meccanismo è molto semplice, si aggiunge, si va a inserire i dati, qui la ricerca, vediamo lo stesso numero di tessera, dovrebbe ripresentare, esatto, Pisa Alessandro, la ricerca qui viene automaticamente, richiede un computer leggermente più sofisticato per poter funzionare, ma questo sistema ci permette di gestire anche alcuni elementi tipo la foto dell'atleta, che può essere caricata molto semplicemente da questa finestra. Mentre le varie partecipazioni a squadre individuali e quant'altro vengono gestite dalla gestione CS20, in questo caso non ha funzionato. Un ulteriore sistema di importazione dei atleti avviene attraverso l'aggiornamento Arcee carica da elenco. Questo sistema permette di caricare da un file esterno, un foglio Excel, più delle volte, ma può essere un qualunque formato, basta che sia una tabulazione a separare questi elementi. Una lista che avete già preparato esternamente o avete scaricato dal sistema FITARC o dal FORCE FITA, in cui devono essere indicati tutti questi campi, lasciati vuoti se non si hanno i dati, ma i campi devono essere presenti: numero di tessera, turno, divisione. Abbiamo qua un foglio Excel per andare a vedere un esempio. In questo caso abbiamo un'importazione FORCE che è stata già rimodificata e compilata. Potete andare a vedere che la prima colonna è il numero di tessera, il secondo il turno di gara session, la terza è la divisione, la classe, e non abbiamo inserito la piazzola a questo momento. Le varie partecipazioni sono 5 alla classifica di classe, di squadra, eccetera, eccetera, cognome, nome e così via. Come funziona? Molto semplicemente si selezionano gli atleti che ci interessano, arriviamo fino al data di nascita, carichiamo questi atleti, da qui attraverso il tasto Shift si seleziona tutto quello che ci interessa, comando copia o mela C o Ctrl C, si torna sul programma Ienseo, un'incolla, i dati vengono caricati in questo modo, premendo elenco atleti, gli atleti vengono caricati nel sistema e adesso li troverete tutti nell'elenco base. Ovviamente non hanno assegnate le piazzole, scarcellate. E quindi andiamo ad assegnare queste piazzole. Anche qui diversi sistemi. Il primo passa direttamente dalla schermata iniziale che abbiamo visto. Selezioniamo l'atleta, inseriamo la piazzola che vogliamo assegnare all'atleta, salva. E il nostro arciere adesso si troverà qui in fondo dove sono elencati gli arcieri con piazzola. Se vogliamo visualizzare con la griglia precedentemente vista, questa è attualmente la situazione in fondo. Per 36 piazzole, ma non abbiamo più ovviamente gli arcieri senza piazzole. Un differente sistema è quello di passare per l'assegnazione, il pannello di assegnazione manuale delle piazzole che presenta tutti gli atleti, quindi sarà abbastanza veloce. Uno, partiamo dal 3A, 3B, 3C e così via. Anche questo sistema è abbastanza lungo, ma permette di spostare comodamente un atleta da una posizione all'altra senza particolari problemi. Vedete, qui sono in rosso perché sono tutti alla piazzola 0, essendo stati importati dall'esterno. Il terzo sistema, e forse anche il più corretto, è quello di sorteggio delle piazzole. Sorteggio che è uno strumento molto corretto, veloce e molto semplice da utilizzare. Selezioniamo il turno su cui andiamo a operare. Inseriamo qui la divisione seguita dalla classe, possiamo sostituire nel caso vogliamo selezionare più cose contemporaneamente con il segno percentuale, vedete in sovraimpressione ci sono le spiegazioni. Se vogliamo tenere le divisioni separate durante il sorteggio, ma qui sono tutti olimpici, le classi separate perché no, evitare quelli che sono già stati assegnati, questo è una conferma, nel senso che possiamo prima fare una prova per vedere se il sistema funziona. Noi assegniamo le piazzole dall'1 al 36, gli atleti sono di meno, le ultime resteranno vuote. Vediamo, ha assegnato i paglioni a 70 metri. Possiamo
poi senior femminile avevamo una sola importata, junior maschili una sola importata perché abbiamo tenuto le classi separate. Se invece non vogliamo tenere le classi separate, riproviamo e vediamo che a questo punto tutti quelli con i 70 metri sono assieme, poi i 60 metri, i 40 metri. A questo punto ci va bene così, confermiamo l'assegnazione delle piazzole. Se torniamo sul nostro elenco vedremo che tutte queste piazzole sono state assegnate. Noi consigliamo sempre di tenere aperto dal menu stampe, stampa piazzole. Ci viene presentata una stampa refresh in cui sono assegnate le piazzole, le avevamo assegnate da lotto in poi. Eccole qui, e in modo da poter controllare se ci sono paglioni da 2, ad esempio questo paglione da 1. A questo punto torniamo sull'assegnazione paglione per paglione e vediamo di sistemare il paglione completo. Vediamo come fare questa semplice operazione. Torniamo lasciando aperto la nostra stampa piazzola, assegnazione manuale. Abbiamo visto che il problema si presenta al paglione 16, quindi andiamo qua a cercare. Al paglione 16 c'è un solo partecipante, spostiamo molto semplicemente questo atleta al 16B, questo al 16C. Se andiamo a questo punto a refreshare sempre la pagina, F5 per Windows, la R per il Mac, vedete che adesso non abbiamo più il nostro paglione da 2.